forza! Questa cassetta è dedicata prevalentemente a un ragazzo nato a Caldogno, in provincia di Vicenza, che a 16 anni fa capolino in Serie C, a 19 conosce la Serie A e a 26 è già tra quelli che hanno raggiunto il traguardo dei 100 gol in campionato. Si chiama Roberto Baggio. Fino a qualche tempo fa lo si considerava l'uomo in più del calcio italiano, quasi un lusso di cui poter fare a meno. Poi Baggio ha conquistato tutti, anche la Juventus, e l'impresa non è tra le più semplici. Così, prima di parlare di lui, abbiamo deciso di dare un'occhiata a qualche numero 10 del passato in maglia bianconera. Senza fare confronti, nel calcio come nella vita, ognuno ha il suo carattere, la sua storia, il proprio modo d'essere. Ma sfogliare l'album dei ricordi o rispolverare vecchi spezzoni di pellicola in cineteca è sempre operazione piacevole. Una partita di calcio può far ricordare tante cose, episodi, affetti, piccole gioie e piccoli dolori. E scopri che il gioco del pallone è un po' cambiato, per esempio che ora è più veloce, ma che ha sempre bisogno di talenti, di protagonisti, di acrobati, comunque sempre di numeri 10. Il nostro cammino inizia con la Juventus del primo dopoguerra. Siamo negli anni 50, col campionato a 20 squadre. Si segnano tanti gol. La Juventus è quella di Boniperti, golador, di Parola, centromediano elegante, e di un trio danese. La maglia numero 10 sulle spalle di John Hansen, atleta poderoso, abile nel gioco di testa. Con lui Prest e poi Carl Hansen. È la Juve che segna 100 gol nella stagione scudetto 49-50, che ottiene 98 reti nel campionato vinto nel 51-52. John Hansen è capocannoniere nel 52 con 30 gol. Tornei caratterizzati dai duelli con le milanesi, l'Inter e soprattutto il Milan del Greno Lee, gli svedesi Gren, Nordahl e Lidholm. Campionati avvincenti con squadre molto forti a contendersi il principale traguardo dell'epoca. Lo scudetto. Arriva il Cabezón, ovvero l'argentino Omar Sivori. È il giugno del 57. Juventus reduce da un brutto campionato, società impegnata in una considerevole campagna acquisti. Insomma, si fa lo squadrone. Giampiero Boniperti lancia nell'avventura italiana un centravanti gallese che diventerà uno dei miti bianconeri, John Charles, e un talento che conquisterà i tifosi con dribbling ricchi di quella magia sudamericana che appare ineguagliabile. Omar Sivori. Boniperti lancia palloni preziosi per la potenza del gigante britannico e per il talento del puzzante argentino. Ed è subito scudetto. Delizioso quanto bizzoso, calzettoni arrotolati sulle caviglie, estro e furbizia, opportunismo e fantasia. Tre scudetti tra la stagione 57-58 e quella 60-61, l'ultima di Boniperti giocatore, poi quella Juve si appannerà.
Il campionato è a 18 squadre. Nel 60 la Juventus lo vince con 55 punti e 92 gol. Sivori capocannoniere con 27 reti, seguito da Charles, leader dei marcatori due anni prima. In attacco c'è anche il giovane Nicolè a far la sua parte. Alle spalle della Juve in quegli anni si distinguono Fiorentina, Milan e Inter, ma i bianconeri sono fortissimi. Mancano soltanto i risultati in campo internazionale, in un periodo caratterizzato dal dominio di Real Madrid e Benfica. Il campionato è ricco di soddisfazioni per i tifosi juventini. Con i risultati si accompagna un gioco brillante, fatto di equilibrio tattico, potenza e fantasia. La fantasia è proprio Sivori, le sue serpentine, i gol di rapina, quasi la beffa nei confronti dei difensori avversari, mettono in risalto il talento di un giocatore amato e talvolta discusso, capace di riconquistare simpatie con un dribbling ubriacante, un tocco vincente. Dopo il 61 la Juve cambia e a metà anni 60 Sivori andrà al Napoli. Nella squadra bianconera l'argentino segna complessivamente in campionato 136 gol in 215 partite. Un numero 10 tutto a modo suo, nei momenti felici e in quelli meno buoni. Gol che rimangono nella memoria, che chiudono una pagina della storia bianconera. Gli anni 60 sono caratterizzati dalle vittorie in campo nazionale e internazionale di Milan e Inter, ma c'è, oltre agli exploit della prima fase del decennio, uno scudetto juventino a sorpresa. È quello della stagione 66-67, il tredicesimo. Il numero 10 di quella squadra, priva di grandi stelle, è un brasiliano, Cinesinho. Un giocatore capace di dare ordine al reparto di una formazione che alla vigilia non sembrava poter competere per il primo posto nel campionato. Invece la Juve più semplice ottiene lo scudetto in volata. Cinesinho arriva alla Juve già trentenne, è esperienza e talento. Si chiudono le frontiere dopo lo smacco dell'Italia con la Corea ai mondiali inglesi. Il campionato propone talenti delle nostre parti. Qualche campione straniero rimane, ma i tempi dei grandi interpreti provenienti da tutto il mondo a mano diventano un ricordo. La Juventus torna a vincere negli anni 70. Il numero 10 dei bianconeri è Fabio Capello, un friulano che la Juve acquista dalla Roma. In squadra c'è ancora il vecchio Haller, ma è una formazione prevalentemente di giovani, quella che conquista due scudetti di fila nelle stagioni 71-72 e 72-73. Capello ha al suo fianco il talento di Causio. Con Anastasi si afferma Bettega in attacco, dove segna gol decisivi un vecchietto quanto mai arzillo, José Altafini. Capello organizza con eleganza il gioco e segna parecchi gol. Regista anche in nazionale, vince con la Juve tre scudetti, l'ultimo nella stagione 74-75. D'altra parte gli anni 70 sono caratterizzati dai successi della Juventus, in questo decennio 5 volte campione d'Italia. E anche la nazionale, per la prima volta vittoriosa con l'Inghilterra a Wembley proprio con un gol di Capello, conta soprattutto sull'apporto dei giocatori bianconeri.
Avete visto in azione Haller e Anastasi. Poi la Juventus cambia. Capello se ne andrà al Milan nel 76. Ma la Juve rimarrà al vertice in campo nazionale e finalmente sarà protagonista anche nelle coppe europee. Alla riapertura delle frontiere, la Juventus sceglie un numero 10 irlandese. Si tratta di William Brady. Il successivo arrivo di Michel Platini ha forse fatto un po' dimenticare i meriti di Brady, che con la Juve ha giocato due stagioni vincendo in entrambe le occasioni lo scudetto. Siamo nei primi anni Ottanta, campionati equilibrati con le milanesi in difficoltà e Roma, Fiorentina e Napoli a cercare di opporsi alla leadership della Juventus. Ottimo rigorista, Brady ha alternato prestazioni di gran livello, con gol anche spettacolari, a momenti meno entusiasmanti, riuscendo però ad essere sempre un importante punto di riferimento al centrocampo. Stile ed eleganza le caratteristiche maggiormente riconosciute dell'irlandese. Frontiere aperte ma con un solo straniero per squadra, un assaggio del calcio spettacolo degli anni 80 e 90. Intanto l'Italia conquista il Mondiale in Spagna e la Juventus attende Platini. Ma non è male soffermarci ancora un po' sulle imprese di Brady, un tocco di classe quasi con un pizzico di timidezza, nella tradizione dei 10 bianconeri. Ecco un rigore decisivo di Brady contro il Catanzaro. Scudetto nell'82. Rieccolo, Michel Platini, rieccolo perché al francese sono state dedicate molte pagine, molte immagini, con commenti entusiastici. Platini è uno di quei campioni che appartengono al calcio più che a una singola squadra, che riescono a suscitare l'ammirazione anche dei tifosi di compagini avversarie. Per cui, paradossalmente, sembra superfluo tornare ad elencare le qualità di un fuoriclasse ancora così vicino alle vicende sportive degli ultimi anni. Eppure anche Platini, il Platini di queste immagini, è ormai nell'album dei ricordi. Come Boniperti, l'asso francese decide di smettere a 33 anni, quando ancora è in grado di far bella figura, di trascinare una squadra, di segnare e far segnare. Platini, a un certo punto, non si diverte più e lascia i tifosi della Juve senza l'eroe più amato. Ma forse proprio questa necessità di divertirsi, questo interpretare il calcio come un gioco che ha bisogno di stimoli, di gioia, che non è soltanto un mestiere, a fare di Platini un personaggio speciale nel mondo del pallone.
Con la Juventus, Platini vince 2 scudetti in 5 stagioni, dall'82 all'86. Conquista la Coppa delle Coppe, la Coppa dei Campioni, l'Intercontinentale e la Supercoppa Europea. Con Platini, la società bianconera ottiene quei successi in campo internazionale che mancavano in una bacheca ricca di vittorie. Questo soprattutto è stato Platini per la Juventus. Arriva nell'82, con la Juve campione d'Italia e l'Italia campione del mondo. Nella prima stagione vince la Coppa Italia e il Mundialito di club. Troppo poco, sembra. Lo scudetto della Roma. Ma nell'annata successiva arrivano scudetto e Coppa delle Coppe. E ancora, nelle altre stagioni, tutti i trofei nazionali e internazionali più importanti. Tre volte pallone d'oro, in 3 occasioni capocannoniere del campionato italiano. Campione europeo con la Francia, protagonista di un torneo, quello italiano, ricco di stelle da Maradona a Falcao a Zico, leader della Juve, di Gentile e Cabrini, di Schirea e Tardelli, di Rossi e Boniek. Michel ha tutto, dribbling e tiro, senso tattico e capacità di segnare in acrobazia. Non è un funambolo, ma uno che sa trattare il pallone come un amico, che vede il gioco, che può essere protagonista con lanci precisi da metà campo, con guizzi improvvisi, in area di rigore. Ed una cosa è particolarmente difficile nella Juve, prendere l'eredità di Platini. Uscito di scena il francese, la Juve ha cercato di ricostruire la squadra, ma in un periodo di forte competitività non è facile tornare a vincere in fretta. Da quell'86 dell'addio, Platini è stato ricordato spesso, quasi un aggrapparsi a un periodo d'oro della Juventus, negli anni di Maradona e del trio olandese del Milan. E così la Juventus ha dovuto attendere, e piano piano la compagine bianconera si è cercata attorno a Roberto Baggio, il nuovo fuoriclasse. L'erede di Platini finalmente c'è. Una discesa memorabile sul prato di San Siro, in casa del Milan campione. Roberto Baggio lancia la sfida juventina. Baggio leader, Baggio capitano, Baggio titolare in nazionale, Baggio erede di Platini. Oh,
Immagini più o meno recenti, Roby Baggio con o senza il codino, quell'aria concentrata, qualche volta con un velo di tristezza, poi un sorriso per un assist buono per un compagno di squadra, per un gol, già, i 100 gol di Roberto Baggio, la rincorsa verso altri traguardi personali, l'uomo più atteso, in vista dei mondiali che si disputeranno a giugno negli Stati Uniti. Classe 1967, Baggio gioca nel Vicenza e nella Fiorentina prima di essere acquistato dalla Juventus nel 90, l'anno del mondiale Made in Italy. In Serie A ha già segnato una quarantina di gol, in quel periodo i critici si interrogavano sul futuro di questo ragazzo ricco di talento, uno che non può essere chiuso dalle tattiche, che deve trovare la maniera di esprimersi in campo, di essere libero di inventare il gioco. Nelle chiacchiere sul calcio si usa dire che ci sono giocatori che fanno la differenza ed altri, pur bravi, che non sembrano così importanti. Per qualche stagione Roberto Baggio ha diviso la critica, ha ricevuto consensi e commenti carichi di dubbi. Pur innamorandosi delle giocate dei grandi fantasisti, il mondo del calcio accoglie con una certa diffidenza gli atipici, preferendo talvolta la disciplina ai colpi di genio. Ma col tempo Roberto Baggio ha dimostrato di poter essere uno di quelli che fanno la differenza, nella Juventus come in nazionale. La sua prima stagione con la Juve è di quelle difficili. Troppe novità, zona compresa, i bianconeri non ottengono i risultati sperati e Baggio è ancora lì, a sollevare interrogativi. Sembra non essersi inserito neppure nel cuore dei tifosi. In campionato segna 14 gol, giocate d'autore, ma ad una società che vuol tornare a vincere, tutto questo non può bastare. Poi la Juventus, con Trapattoni, torna in qualche modo all'antico e Baggio ripercorre la strada di Platini. Talvolta arretrato, talvolta avanzato e quella voglia di divertirsi giocando al pallone. Come Platini e qualche altro numero 10, Baggio diventa l'idolo dei tifosi e col tempo il leader della squadra. Spesso tutto cambia in fretta, spesso improvvisamente nasce un rapporto con l'ambiente. La Juve è seconda in classifica nella stagione 91-92. La Juve conquista la Coppa UEFA l'anno successivo. La squadra bianconera sembra tornare a recitare un ruolo da protagonista e la gente guarda soprattutto lui, Roberto Baggio, estro e fantasia. Nel calcio talvolta il talento non basta, occorre maturare, soprattutto ambientarsi, accettare ed essere accettati senza perdere la propria personalità che poi in campo si traduce in carattere, grinta, voglia di ottenere risultati, non soltanto per se stessi, ma per tutti i compagni di squadra. Thank you.
21 gol in campionato nella stagione 92-93. Di Roberto Baggio fa impressione la facilità con la quale gli riescono giocate apparentemente impossibili. È un fuoriclasse in un campionato che propone tante stelle, ma che attribuisce troppo facilmente questo appellativo. Diverso dai campioni del passato, perché muta l'intera società, cambiano i gusti e le aspirazioni dei giovani, ma c'è sempre quel sogno, coltivato da ragazzi, di essere bravi nel gioco del pallone. Roberto Baggio è in un momento decisivo della sua carriera. A 26 anni è nella piena maturazione. Può sfondare, può raccogliere i riconoscimenti che si attribuiscono ai campioni. Riceve dai fuoriclasse del passato, da Beckenbauer a Platini, e del presente, da Matteus a Van Basten, complimenti sinceri. L'atipico finalmente convince, ha libertà di esprimersi, la possibilità di trovare il suo spazio nella storia delle domeniche allo stadio. Deve confermarsi uomo squadra, in altre parole deve portare la sua squadra, sia essa la Juventus in campionato e nelle coppe, o la nazionale nelle grandi competizioni mondiali, a raggiungere quei successi che la gente, tifosi o addetti ai lavori, si attende. Campione per spunti personali, scatti, dribbling, gol straordinari, Roberto Baggio ha la necessità di diventare campione di altruismo, di trascinare gli altri, di essere vero leader. Ci riuscirà? Queste immagini sono un biglietto da visita piuttosto eloquente, ma la carriera del ragazzo di Caldogno è ancora lunga. Ecco una punizione alla Platini. Quella capacità di inventare il gioco, di capire il momento della partita, di decidere l'incontro.
talento, assieme alla voglia, al calcio anche come divertimento, potranno regalare agli appassionati del pallone nuove occasioni per applaudire, per vedere ricompensata la propria passione sportiva. Dunque, provaci ancora, Roberto Baggio.